Capitolo primo. Il mio coltello e il suo abbraccio. Ora puoi avere il potere. Poche secche parole, ma sufficienti a darmi tutta l'energia di cui avevo bisogno per portare a compimento il mio terribile compito. La frase continuava a risuonarmi all'orecchio e a martellarmi il cervello all'unisono con le pulsazioni del sangue nelle tempie e con il ritmico sferragliare del treno che mi portava a Roma. Ora puoi avere il potere. Ora puoi avere il potere. Ora puoi avere il potere. Una droga più efficace di qualsiasi altra avessi sperimentato. Ed erano state veramente tante, che penetrava goccia a goccia nel mio corpo, nella mia volontà, nella mia ragione. Era la mattina di lunedì 6 gennaio 1997 e io ero pronta a uccidere. Nemmeno 2 settimane erano trascorse da quando avevo ascoltato quella promessa sussurrata al mio orecchio dalla dottoressa, colei alla quale da diversi anni avevo interamente affidato la mia esistenza, eseguendone qualsiasi ordine senza la benché minima perplessità. Ci trovavamo con altri confratelli in una grotta in aperta campagna, alla periferia del capoluogo dove vivevo e lavoravo, per celebrare il rito della notte fra il 24 e il 25 dicembre, la vigilia di Natale, che per la setta satanica alla quale appartenevo rappresentava una delle circostanze più importanti e intense dell'anno. In quella nottata, proprio mentre nelle chiese cattoliche si celebrava la nascita di Gesù, il sacerdote di Satana, che era a capo del nostro gruppo, aveva la consuetudine di affidare a uno di noi, da tutti ammirato e osannato come il prescelto, un particolare incarico, generalmente rischioso e cruento. Da qualche giorno avevo compreso che quella volta sarebbe toccato a me ricevere ciò che all'epoca io, come ogni altro membro del gruppo, consideravo un grande privilegio, un segno di particolare predilezione da parte del principe che avevamo scelto di servire, il demonio. La settimana precedente la dottoressa mi aveva convocato d'improvviso a casa sua. «Stasera, quando finisci di lavorare, raggiungimi. Ti fermerai a vivere qui fino al ritiro di Natale». Non mi ero fatta problemi quando al telefono mi aveva detto di prendere lo zainetto che abitualmente tenevo nel bagagliaio della mia auto. Si trattava di una specie di necessaire d'emergenza, nel quale c'erano il pigiama, un ricambio di biancheria intima e di vestiti, oltre agli oggetti per l'igiene personale. Non me ne ero dovuta servire molte volte durante il tempo trascorso nella setta, ma sin dagli inizi avevo ricevuto l'istruzione di averlo sempre a portata di mano, perché in qualsiasi momento avrei potuto essere chiamata a trasferirmi temporaneamente da lei. Quello che l'esperienza mi aveva insegnato nelle 3 o 4 occasioni precedenti era che si trattava sempre di un momento forte che scandiva la mia crescita all'interno del gruppo. La permanenza presso la dottoressa faceva parte del cammino di preparazione. Si potrebbe dire che rappresentava una full immersion iniziatica per affrontare adeguatamente ciò che mi attendeva. Fu proprio con questo sentimento di felicità e di fiduciosa aspettativa che entrai nel suo appartamento nella serata del 18 dicembre 1996. Mi era vietato porre domande, e dunque non avrei potuto conoscere il mio destino fino a quando non me ne avesse messo lei al corrente. Ma in realtà non sentivo il bisogno di sapere alcunché. La dipendenza che la dottoressa era riuscita a instillarmi nei suoi confronti era tale da farmi camminare sulle nuvole già per il semplice fatto che avrei potuto trascorrere con lei ogni minuto dei successivi giorni e notti, in una simbiosi totale. Per me quella settimana fu come una straordinaria luna di miele.
Appena arrivata mangiammo qualcosa di molto buono e poi avemmo un lungo e intenso rapporto sessuale che ci lasciò sfiancate. Mi sentivo totalmente rilassata, pervasa dal piacere che le sue carezze e i suoi baci erano stati in grado di darmi, ma anche ammaliata dall'atmosfera magica che aleggiava in quelle stanze dalle luci soffuse e dai profumi intriganti. Fu rassicurante subito dopo cadere nel sonno fra le sue braccia confortevoli e protettrici. Al risveglio ebbe inizio il percorso di indottrinamento. Vivevo in perenne stato di ebbrezza. Non sentivo la necessità di uscire. Non avevo bisogno di rapporti con il mondo esterno. Mi bastava stare con lei, ascoltarla, fare tutto quello che mi diceva. Sin dal risveglio mi sentivo al centro delle sue attenzioni. Facevamo insieme colazione, senza mai ascoltare radio o televisione, e poi mettevamo in ordine la casa, come una coppia affiatata dagli anni e dall'amore. La prima terapia a cui mi sottoponeva, lei era infatti una psicoterapeuta, veniva svolta sotto ipnosi. Non ho mai saputo che cosa avvenisse mentre non ero cosciente, però al risveglio mi sentivo davvero bene. Oggi mi scappa da ridere quando vedo in televisione un ipnotista che compie strani rituali per fare addormentare le persone. A me bastava sdraiarmi e fissare un quadro sul quale era disegnata una spirale bianca e nera. Lei si metteva seduta dietro la mia testa e cominciava a parlarmi con una voce dolce, come una cantilena, dicendomi di fissare il centro del vortice e di non togliere mai lo sguardo da lì. Dopo un po' mi sembrava che tutto girasse. Gradualmente mi si chiudevano gli occhi, però in modo diverso da quando avevo sonno, e percepivo una sensazione di rilassamento a partire dalla punta dei piedi fino alla cima dei capelli. Nel suo studio c'era un nebulizzatore che emetteva un profumo particolare. Credo fosse un oppiaceo o qualche altra sostanza stupefacente. La sensazione era bellissima e probabilmente facilitava il lavoro di scavo che la dottoressa faceva su di me in ipnosi. Non so quanto durasse il trattamento, ma mi accorgevo che al risveglio si era fatta quasi ora di pranzo. Lì mettevo a frutto le mie capacità di chef e cucinavo qualcosa di leggero e saporito che ci permetteva di essere ancora complici a letto a darci reciproco piacere. Una doccia e poi una nuova seduta di terapia psicanalitica, questa volta da sveglia. Io parlavo e lei mi ascoltava con attenzione, intervenendo raramente in maniera molto pacata. Probabilmente ciò che dicevo le serviva per impostare l'ipnosi del giorno successivo in modo da risolvere le mie paure e da programmare le mie azioni. In effetti il mio comportamento di allora non era molto differente da quello di un robot. Il film di Pasolini. Dopo cena era costante la visione di un film che ricordo ancora oggi con i brividi per la sconvolgente brutalità del suo contenuto. Era anche questo un aspetto malato della nostra ritualità che si era trasformato in un'ulteriore droga da cui dipendere. Allora non sapevo né quale fosse il titolo né chi lo avesse diretto. Ho scoperto in seguito che si trattava di Salò, le 120 giornate di Sodoma, che Pierpaolo Pasolini aveva adattato dal famigerato romanzo del Marchese de Sade. Fu l'ultima opera del regista, che morì tragicamente sul lungomare di Ostia il 2 novembre 1975, 3 settimane prima della proiezione pubblica al Festival di Parigi. È un film che mi provocava a ogni visione un trauma interiore e del quale talvolta rivedo tuttora qualche immagine come un flash mentale. Faceva parte di una serie di proiezioni che la dottoressa mi proponeva su temi crudi, come tutti quelli che avevano a che fare con la Seconda Guerra Mondiale. Documentari su Hitler, filmati dei campi di concentramento nazisti, resoconti delle persecuzioni contro gli ebrei. Rammento bene come ogni volta che finiva uno di quei film mi montava dentro una tremenda rabbia, specialmente nei confronti dei più deboli. Il pensiero che avevo era quello di distruggere chiunque fosse in difficoltà, perché per me un debole non poteva esistere. I bambini specialmente. Il loro pianto mi faceva andare fuori di testa.
Perdevo ogni controllo. Non ho mai più avuto la forza di rivedere Salò, ma mi sono fatta aiutare da una persona amica per comprendere in che modo avesse a che fare con il mio indottrinamento. E ho scoperto che tante frasi della sceneggiatura rappresentavano, evidentemente per la dottoressa, una sorta di ideale decalogo del quale voleva che fossi pervasa, a partire da una norma che viene sancita sin dall'inizio dai gerarchi che esercitano il dominio assoluto sui reclusi nella Villa degli Orrori. I più piccoli atti religiosi da parte di qualunque soggetto verranno puniti con la morte. Mi è stato spiegato che Pasolini sintetizzò il messaggio del film come la denuncia dell'anarchia del potere, un tema strettamente coincidente con quanto la setta mi instillava. La conquista del potere a ogni costo, in una delirante apoteosi di cinismo e disprezzo nei confronti di chiunque non fosse dei nostri. Basta leggere qualche frase dei dialoghi. Quando ognuno di noi fa dei corpi delle sue vittime ciò che vuole, egli non è che Dio in terra. Basta sostituire la parola Dio con la parola potere, così tutto rientra perfettamente nel programma che ci siamo prefissi. Non c'è nulla di più contagioso del male. Lei, eccellenza, a mio avviso, è in errore. C'è gente che non riesce a comportarsi male se non quando la passione la spinge al male. Ricordo soprattutto l'esaltazione dell'omosessualità e della violenza, che poi ho compreso che per la setta rappresentavano il modo migliore per glorificare Satana e offendere Dio. Il gesto sodomitico è il più assoluto per quanto contiene di mortale per la specie umana, è il più ambiguo perché accetta le norme sociali per infrangerle. C'è qualcosa di più mostruoso del gesto del sodomita ed è il gesto del carnefice. È vero, ma il gesto del sodomita ha il vantaggio di poter essere ripetuto migliaia di volte. Si può trovare anche il modo di reiterare il gesto del carnefice. Al termine del film, la mia rabbia interiore era davvero incontrollabile. Sarei stata capace di distruggere qualunque nemico. A quel punto la dottoressa mi sottoponeva nuovamente all'ipnosi. Quando ne uscivo mi ritrovavo fra le sue braccia accoglienti e questo mi dava sicurezza e calma, insieme con la certezza che stavo facendo la cosa giusta. Subito dopo davamo sfogo all'eccitazione che c'era montata dentro. Mi si scatenavano reazioni sessuali davvero a livello animalesco, anche perché lei mi ripeteva di non avere inibizioni di alcun tipo. Il peccato non esisteva. Erano tutte regole create da persone che volevano soltanto opprimere la libertà altrui. Uomini, donne, animali. Per noi invece andava bene tutto. La richiesta del sacerdote. La sera del 24 dicembre, prima di uscire di casa, mi resi conto che davvero ero giunta a una svolta. La dottoressa mi consegnò la consueta tunica nera da mettere sopra gli abiti normali, ma al posto del cappuccio nero che avevo indossato tutte le altre volte, ricevetti il cappuccio rosso che indicava il passaggio di grado del quale evidentemente ero stata ritenuta degna. Percepii un sussulto di esultanza. Avevo cominciato la mia vera scalata al potere. Sentivo che tutti i miei desideri avrebbero finalmente potuto realizzarsi. Il luogo del rito satanico era a un'oretta di distanza di automobile. Noi due siamo arrivate per ultime, verso mezzanotte, e quando siamo entrate nella grotta c'erano già il sacerdote, vestito interamente di rosso, come anche la dottoressa, altre due persone con il cappuccio rosso e la tunica nera come me, mentre le restanti quattro avevano sia il cappuccio che la tunica neri. Era come se ci attendessero. Al nostro ingresso hanno cominciato un canto con la ripetizione di litanie nelle quali si distinguevano nomi demoniaci, quali Lucifero, Asmodeo, Belzebù. Si trattava di un ritmo continuo, instancabile, sempre più frenetico, che raggiungeva l'acme e poi rallentava, per riprendere ancora più forte fino a giungere, in questo ripetersi di alti e bassi, all'urlo finale che instaurava una specie di isteria collettiva. Di quella sera ricordo che faceva molto freddo. L'ambiente era un antro naturale,
umido e coperto di vegetazione. All'interno c'era una tavola di marmo grigio poggiata in orizzontale, più o meno all'altezza delle ginocchia. Sembrava il coperchio di un sarcofago e una lunga striscia di stoffa rossa lo percorreva da un lato all'altro, coprendolo nella parte centrale. Su questo altare era posato il calice a forma di flute e con il gambo corto. Aveva incastonata una grossa pietra di onice ed era tutto lavorato, con un intarsio a forma di serpentelli. Accanto c'era un piatto rotondo, di metallo leggerissimo, coperto da una tela nera. Sopra si trovavano una quindicina di ostie e appoggiato di traverso un pugnale di una ventina di centimetri, dal manico nero e anch'esso finemente lavorato con il disegno a forma di serpentelli. Sia il calice che il vassoio erano d'argento, per opporsi a quelli di oro utilizzati nelle liturgie cattoliche. Di lato c'era una grande croce priva del corpo di Gesù e piantata nel terreno al rovescio, dalla parte più corta. Sembrava di bronzo dorato, del tipo di quelle utilizzate nelle processioni, con le estremità orizzontali che terminavano in tre semicerchi. In una gabbia poggiata per terra si trovava un corvo nero, vivo. Tutt'intorno sul suolo erano accese numerose candele di cera rossa, a differenza delle altre volte quando le candele erano di cera nera. Solitamente la dottoressa si metteva accanto all'altro sacerdote, dietro all'altare, mentre noi ci sistemavamo a semicerchio di fronte a loro. Quella sera lei si pose invece al mio fianco. Probabilmente aveva avvertito che stavo provando un certo disagio. Mi avvicinò le labbra all'orecchio e iniziò a ripetere la promessa del potere. Frasi come «Tu sei il centro della tua vita. Il potere è al centro della tua vita. Anche tu puoi avere il potere». A poco si trasformò in una cantilena, tanto che alla fine non ascoltavo più quello che dicevano gli altri, che intanto proseguivano con il sacerdote la celebrazione della messa nera. D'improvviso, dopo aver raggiunto l'apice, le grida si azzerarono e tutti guardarono con attenzione verso il sacerdote che cominciò a parlare con voce ferma. Io intanto mi ero calmata e mi sentivo estremamente lucida e consapevole. Gli altri avevano compreso che le sue parole erano rivolte a me. «Tu puoi essere qualcuno. Tu puoi avere il rispetto del mondo intero. Tu puoi ottenere il potere». Era come un balsamo che mi infondeva sicurezza e irrobustiva il mio desiderio. Mi spiegò che c'era uno dei nostri gruppi in un'altra città che attendeva di avere la sua sacerdotessa. «Potresti essere tu a prendere quel posto. Fra non molto potresti vestirti di rosso come me. Potresti essere sacerdote come me». Poi proseguì. «C'è una ragazza che comincia a essere un problema per noi, perché accoglie i ragazzi della strada e alcuni giovani hanno deciso di uscire dal mondo del satanismo. Vive a Roma, dove ha fondato una comunità ed è molto stimata dalla Chiesa. Del sacerdote tutti noi adepti avevamo soggezione, anzi direi proprio timore, perché sapevamo che poteva decidere per ciascuno la punizione o il premio in ogni momento. Dinanzi a lui c'era un codice di comportamento che non veniva insegnato, ma che era perfettamente chiaro. Quando il sacerdote ti rivolgeva la parola, non potevi rispondere direttamente in quanto non eri degna di metterti al suo livello. Perciò io parlavo con la dottoressa e lei gli riferiva sottovoce, girandosi verso di lui e dandomi le spalle. In quel caso compresi che avrei dovuto pronunciare soltanto poche parole. «Che cosa vuoi che io faccia?» Nel silenzio più totale, lui mi rispose con estrema tranquillità: «Distruggi nuovi orizzonti e uccidi Chiara!» In seguito avrei saputo che si trattava di Chiara Amirante, all'epoca trentenne, che qualche anno prima aveva dato vita a un'associazione di volontariato che si proponeva di aiutare i giovani che erano caduti nel baratro di una vita priva di senso, sedotti dalla droga, dall'alcol, dal sesso, dalle ideologie più perverse.
Da poco aveva aperto un centro di accoglienza alla periferia di Roma e in quel 1996 aveva pubblicato un libro sulla cui copertina c'era la medesima fotografia che in quella drammatica notte mi venne mostrata. Una ragazza molto carina e sorridente, con i capelli lunghi e lo sguardo intenso. Il rito contro Chiara. La sensazione che il sacerdote mi trasmise fu che il pericolo rappresentato da Chiara era la sua semplicità, mediante la quale aveva il dono di poter entrare in sintonia con ogni persona e di aiutarla a uscire dalla sua difficoltà. Comprendevo che la preoccupazione del sacerdote era di agire rapidamente, in modo da stroncare un'esperienza che era soltanto agli inizi e che poteva essere distrutta con la semplice eliminazione di chi ne era a capo. Non ci fu nemmeno bisogno del mio assenso esplicito. A tutti i confratelli risultò ovvia la mia accettazione del compito che mi era stato affidato. A quel punto lui si girò e aprì lo sportellino della gabbia. Prese l'uccello con una mano e con l'altra lo uccise piantandogli il pugnale nella gola. Ne uscì molto sangue che fece cadere all'interno del calice. Allora il sacerdote compì un rito contro Chiara. Dapprima intinse la punta del pugnale nel sangue che si trovava all'interno del calice, quindi cominciò a sfregiare la fotografia che aveva alzato davanti a sé per mostrarla a tutti i presenti, con un movimento circolare della lama. Dopo un po' alzò nuovamente la foto in modo da far vedere che il volto di Chiara era irriconoscibile, coperto com'era dai graffi e dalle striature sanguigne. Ci spiegò che Chiara era rimasta vergine perché aveva consacrato la sua vita al Signore e attaccò a recitare una litania in latino nella quale si comprendeva che stava invocando Asmodeo per chiedergli di provocare una malattia agli organi genitali di Chiara. Mentre pronunciava quella formula, continuava a incidere in tondo con la punta del pugnale la fotografia. Alla fine è andato ad appendere la foto sul fondale alle nostre spalle, fissandole sulla fronte uno spillone che aveva la capocchia a forma di pallina nera. Tornò al suo posto e mi porse il pugnale dalla parte della lama. Io lo presi e subito dopo glielo restituii. Non guardai la dottoressa per avere le sue istruzioni, come mi era accaduto in altri momenti. Sapevo di dovermi comportare in quel modo, forse perché mi aveva dato le istruzioni sotto ipnosi prima di recarci al rito. Il sacerdote prese nuovamente il pugnale dal manico e lo poggiò sul vassoio. Ho ben chiara la scena perché mi ero sporcata la mano di sangue toccando la lama e la strofinai sulla tunica per pulirmela. Tutti avevamo ormai la mente annebbiata. L'esaltazione tornò a crescere con l'aiuto del canto ritmato che diventava sempre più un urlo liberatorio. Quindi ebbe luogo la consueta orgia collettiva e lo sperma del sacerdote fu versato nel calice. Al termine le ostie consacrate che erano state rubate da uno degli adepti in alcune chiese cattoliche furono a una intinte e vennero mangiate da ciascuno di noi. Per la prima volta la ricevetti subito dopo il sacerdote e la dottoressa. Era anche quello il segno della mia promozione, visivamente simboleggiata per tutti gli altri dal cappuccio rosso che avevo sulla testa. Infine la foto di Chiara fu gettata in un braciere che ardeva su un lato e divenne cenere. Quella notte il rito fu particolarmente lungo, tanto che siamo rientrate a casa della dottoressa verso le 7 del mattino, mentre quando c'erano soltanto la messa nera e l'orgia la durata era al massimo di 4 ore. In macchina le avevo già consegnato la tunica e il cappuccio, così che siamo subito andate a dormire. Siamo rimaste a letto per tutto il resto della domenica e alla sera, quando mi sono alzata, avevo un mal di testa allucinante. Abbiamo mangiato qualcosa per cena e poi abbiamo avuto un rapporto sessuale e il ritmo quotidiano è ripreso come nei giorni precedenti. Le luci erano soffuse, le tapparelle delle finestre sempre abbassate e lei continuava a sottopormi alle terapie ipnotiche e psicanalitiche e a ripetermi senza sosta la frase «Ora puoi avere il potere». Risuonava in quelle stanze migliaia di volte al giorno. Mi era entrata veramente nel cervello e nel sangue, come una droga.
Avevo quasi l'impressione di toccarlo con mano, questo potere, e sapevo che bastava il compimento di un gesto per potermene appropriare. L'unica novità era la spiegazione del piano per contattare Chiara e per raggiungere la sede della comunità a Trigoria, alla periferia sud di Roma. La dottoressa sapeva tutto: il luogo preciso, le distanze, i mezzi pubblici per andarci, le persone che vivevano con lei. Facevamo prove e controprove riguardo a come dovevo comportarmi. C'era da diventare pazzi, se non lo fossimo già stati. La suora di Madre Teresa. Tutte queste immagini mi scorrevano dinanzi agli occhi mentre il treno continuava ad avvicinarsi sempre più alla mia meta quel 6 gennaio. Erano trascorsi molti anni dall'ultima volta in cui ero stata a Roma, però durante la settimana di preparazione avevo continuamente ripercorso mentalmente tutto l'itinerario. Dalla stazione Termini dovevo fare un giro in centro con la metropolitana per attendere l'orario dell'incontro. Poi avrei preso nuovamente la metro A e quindi la metro B fino a Eur Fermi. E per ultimo l'autobus che mi avrebbe portata a Trigoria. Avevo chiamato in comunità qualche giorno prima e stranamente lei era venuta al telefono e mi aveva dato l'appuntamento per la sera dell'Epifania. Ho infatti saputo in seguito che Chiara era distrutta perché aveva vissuto un periodo particolarmente intenso e faticoso, tanto da decidere di non prendere alcun tipo di impegno, almeno per quel giorno di festa. Ma come mi rivelerà Chiara in persona, aveva percepito che in me c'era qualcosa che non andava, che ero fortemente in pericolo e che era importante, nonostante il suo estremo bisogno di riposo, ricevermi lo stesso e parlarmi. Nella telefonata le avevo raccontato una storia che ci eravamo inventati con la dottoressa per poter superare eventuali obiezioni. «Tu non mi conosci, ma io ho sentito parlare molto di te e di quello che fai. Appartengo a un movimento cattolico e mi piacerebbe poter vivere qualche giorno lì da voi, perché sto pensando di dedicarmi a tempo pieno a un'esperienza di volontariato. E mi è sembrato che Nuovi Orizzonti potrebbe essere il luogo giusto». Una cosa stranissima accaduta in treno fu che, quando mi recai al posto per il quale avevo la prenotazione, trovai sul sedile una pagina di Roma 7, l'inserto domenicale del quotidiano cattolico Avvenire, dove si parlava di Chiara e della sua comunità. Lessi l'articolo che parlava della sofferenza dei giovani e ricevetti la conferma di quello che dovevo fare. Pensai, che ne sa davvero lei di questa sofferenza? Lei non conosce tutto quello che io ho vissuto. Crede di cavarsela aprendo una comunità. Toccai il coltello con cui dovevo ucciderla e mi sentii rassicurata. Lo avevo infilato dietro ai jeans, fra la cintura e il pantalone, e ne sentivo la consistenza, anche se il fatto che avesse la lama a scatto non lo rendeva particolarmente ingombrante. Con me avevo poca roba. Il solito zainetto era stato sufficiente a contenere un ricambio e il minimo indispensabile per stare fuori di casa un paio di giorni. Non era infatti necessario ammazzarla subito. Potevo anche fare un primo sopralluogo per controllare la situazione a Trigoria e i movimenti della villetta dove aveva sede la comunità e tornare dopo qualche giorno per attuare il mio compito. Il mio programma romano si svolse alla perfezione. Arrivai con il treno alla stazione Termini nella tarda mattinata del 6 gennaio e presi la metropolitana fino a Piazza di Spagna per fare un giro, come mi era stato indicato dalla dottoressa. Ero tranquillissima. Ho passeggiato, sono entrata in un ristorante per mangiare e poi mi sono seduta alla scalinata di Trinità dei Monti per osservare la gente che passava come una qualsiasi turista. Alla fine del pomeriggio ho di nuovo preso la metro per andare all'Eur e di lì proseguire per Trigoria. In metropolitana, un altro evento strano. Io stavo in piedi e mi reggevo al corrimano. Proprio di fronte a me c'era da sola una suora della congregazione di Madre Teresa di Calcutta. Aveva gli occhi azzurri e dai pochi capelli che spuntavano dal velo si capiva che era bionda. Aveva una borsa di tela con i manici di legno e in una mano teneva la corona del rosario.
Sulla veste, il consueto abito bianco-azzurro delle missionarie della carità, spiccava un rattoppo a forma di sette. Lei mi osservava e il suo sguardo mi dava un enorme fastidio. Sentivo come se volesse dirmi: «So quello che vuoi fare e prego per te». Non ha mai distolto gli occhi da me sino a quando è scesa, qualche fermata prima della mia.